anche oggi diluvia. Che si deve fare? Costretti in casa, io. Cari amici, ben ritrovati in questo nuovo video. Ormai abbiamo preso, come dire, il filone del video in casa, no? Ma anche oggi diluvia, quindi che si fa? Allora, siccome abbiamo visto nel video del medley delle escursioni, delle passeggiate fatte durante l'estate, vi ho fatto vedere molto sommariamente la mia Duster camperizzata in occasione dell'uscita al Lago Scaffaiolo. Diciamo, mi piace dire minimamente camperizzata, perché comunque fu una cosa, come si vede nel video, molto molto rustica, ecco, molto così semplice. Però mi sono state chieste informazioni su come era stata fatta, qualche dettaglio in più, quindi cogliamo l'occasione di questa giornata, ennesima giornata brutta, piovosa, per fare un riassunto veloce su cosa ho fatto sulla mia Duster. Quindi non perdiamo tempo e partiamo con questa breve diciamo spiegazione con un video che avevo appunto fatto in quell'occasione lì. Andiamo! Dunque, qui è una breve immagine con cui iniziamo il video, e qui è una panoramica della Duster. Si notano subito i vetri oscurati. Siccome anche lì ho avuto poca voglia, quelli posteriori all'esterno avevo messo anche quel materiale termoriflettente che si usa dietro i radiatori in casa, quindi qui c'è il materiale termoriflettente, vedete, scuro perché i vetri comunque sono oscurati, mentre davanti non l'avevo messo per far prima. Quindi cartoncino semplice, spruzzato con vernice nera in maniera direi che non si può vedere, e per fermarlo queste fettucce con dei magneti a neodimio incollati per appunto essere appesi ai finestrini. Quindi qui si vede già un po' di struttura, il pianale che davanti al sedile posteriore ha una struttura per tenerlo, per appoggiarlo, e sopra il pianale il materassino, che in questo caso è un 5 cm di quelli per l'imbottitura dei divani, delle sedute, quindi a densità abbastanza elevata, però è troppo rigido. Comunque va bene, qui tutti i finestrini oscurati col medesimo metodo di qui sopra, tranne davanti che ho un copri parabrezza di quelli che si possono comprare ovunque. Quindi per poi realizzare il piano, diciamo, perché chiaramente il sedile dietro fa scalino, abbiamo realizzato questa struttura, questo cassettone che ho ricoperto poi con una stoffa, fra l'altro idrorepellente, ma insomma vabbè. E chiaramente si vengono a creare questi scomparti dentro i quali potete mettere quello che volete. Io è chiaro che non ho organizzato in maniera eccezionale, ma insomma ho fatto, qui per esempio si può vedere due cassettine di plastica che ho incollato insieme per mettere un po' di cosette. Tra l'altro queste le ho comprate e entrano alla perfezione, avevo preso le misure, però ecco, qui poi ognuno può organizzare nel miglior modo. Qui è chiaro che ognuno se le può organizzare come meglio crede in base all'utilizzo. La parte esterna, qui proprio una panoramica per farvi vedere con proprio le cose minimali e il tendalino montato un po' così, è stata un po' un'improvvisata, però insomma si può studiare meglio, e là dentro c'è il figuro di mio figlio che fa capolino. Quindi, molto brevemente, e per fare un po', diciamo, una chiosa a tutto il discorso, avete visto che il pianale, il cassettone per poi realizzare il piano, per raccordare il piano, è fatto un po' così
diciamo, a tirar via, fra virgolette. Però è chiaro che poi ognuno, se vuole, può realizzare un supporto anche più spesso, fra l'altro. È chiaro che se uno pesa 120 kg, il compensato che ho utilizzato io non è sufficiente, ma noi siamo abbastanza fuscelli in casa, e quindi si può ridurre lo spessore. È chiaro che ne guadagna tanto anche il peso di quello che ci portiamo in macchina, no? Insomma, il pianale è realizzato in due parti, quindi che con una cerniera si ribalta sopra il cassettone. E ci sono tre traversi che vanno dal cassettone alla struttura, una sorta di cavalletto che è davanti ai sedili posteriori, per cui il pianale lo faccio scorrere fino alla fine del cassettone, poggiando sui traversi, si apre e poggia poi, diciamo, sul cavalletto davanti ai sedili posteriori. Su questo cavalletto viene chiaramente fermato il pianale per non farlo muovere, lo fermo con delle viti passanti, che chiaramente ho fatto uno svaso sul pianale per affondarle completamente, e sotto un dado di quelli, io li chiamo a galletto, comunque per stringerli a mano con comodità. Basta, quindi il pianale è questo. Il materasso è troppo rigido, per noi è troppo rigido quello che avete visto nel video, quindi io ho fatto l'esperimento di tagliarlo a metà, di affettarlo e di realizzare quindi in realtà due materassi da uno, quindi uno spessore di circa 2,5 cm barra 3, perché poi preciso non sono stato, è un lavoro indegno, lo so, e anche complicato. Quindi, secondo me, se lo volete fare, penso che un materassino di 3 centimetri con rigidità media, quindi non necessariamente quello per la seduta, ma anche quello per gli schienali dei divani, potrebbe essere più indicato. E quindi niente, tutta la struttura chiaramente poi, come ho detto, si ripiega, si tiene in bagagliaio sopra il cassettone. Nel cassettone va roba, quindi stivaggio. Che dire, chiaramente dipende poi dall'uso che ne fate, perché se è un uso molto sporadico, magari come ne posso fare io, è chiaro che tutto deve essere molto smontabile, molto richiudibile, quindi io la priorità l'ho data a questo aspetto. Chi invece magari è in coppia e basta, e usa spesso, magari anche d'estate, la macchina con questo scopo, è chiaro che lì allora la camperizzazione può essere fatta in una maniera più stabile, più organizzata, quindi cassettoni estraibili. C'è da ragionarci sopra, c'è da vedere come uno userà poi la macchina con questa camperizzazione. È chiaro che anche il lavoro di oscuramento dei vetri può essere fatto in maniera migliore, più professionale, addirittura si vede anche su YouTube, si possono comprare, questi si trovano al metro, diciamo gli oscuranti, l'imbottitura oscurante che usano anche per i camper, si compra al metro, uno può prendere la misura, la sagoma, realizzarla con quella e poi ricucire tutto per bene il bordo, rifinirlo per benino, mettere le ventose, che io francamente sconsiglio perché poi si staccano le ventose, poi non tengono. Quindi personalmente mi piace di più questo metodo, come ho fatto io con i magneti al neodimio, che ci sono di diverse potenze, quindi non cascano, quelli lì non cascano. È chiaro che è una soluzione meno bella da vedere, però penso che siano da non sottovalutare gli aspetti economico, sicuramente, e pratico funzionale, quindi sarà poco bello da vedere come ho fatto io, però funziona in definitiva, stringendo, il risultato c'è. Quindi
Quindi va bene, io vi ho dato queste due spiegazioncine veloci, questa descrizione veloce della camperizzazione minimale della mia Duster. E quindi se l'argomento vi interessa e vi incuriosisce, io sono a vostra disposizione, come sempre. E domandate, 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 e io se posso. Vi rispondo. Quindi vi ringrazio per essere stati con me e vi do un saluto. Tanto ha ricominciato a diluviare, quindi ce la faremo a fare un'uscita di qui alla fine dell'anno. Speriamo, perché avrei anche voglia. Ma insomma, grazie di nuovo per essere stati con me. Vi do un caro saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!